Bella ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Alex e quest'oggi siamo in una nuova challenge, ovvero nella Deltaplano Challenge, la challenge di Stefanino. E da come potete vedere noi siamo già nello slot dei deltaplani. Infatti ora vi faccio vedere i deltaplani preferiti, aspettate come si fa, ok si fa così. E niente, questi qua sono i deltaplani che andremo ad usare oggi. Diciamo che avremo circa tre partite a disposizione e niente. Allora vi mostro questi deltaplani. Allora, due sono leggendari, il che vuol dire che dovrò usare solamente armi leggendarie. Poi qui abbiamo il ciclone Astroworld di Travis, ovvero che è una serie di icone, deltaplano serie di icone, che vuol dire che possiamo utilizzare tutte le rarità di armi che troviamo per terra. Invece, vabbè, questi qua epici, questi qua rari, non comuni, e questi qua fighissimi, comuni. Ah, comunque, raga, vi ricordo che manca pochissimo per i 100 iscritti. E se arriviamo per l'appunto a quella cifra, verso questa settimana, oggi o domani, vi faccio uscire lo speciale 100 iscritti. Che vabbè, vi faccio anche un piccolo spoiler: che sarebbe top 5 curiosità sulla mia persona, su me stesso, che vabbè, la stessa cosa. E niente, spero veramente che ci arriviamo a questo traguardo al più presto possibile. Allora, ragazzi, io direi di atterrare a Campococcole. Vediamo un po'. Gambrello. Cos'è Gambrello? Ah, forse quello là della nuova season. Ok, sì, allora tutte armi comuni, armi bianche. Sarà uno schifo per quanto riguarda i danni, però almeno sarà molto più facile trovarle. Penso che abbiamo un buon inventario, ma non ne sono proprio sicuro. Ah, comunque le casse le possiamo aprire, anche se sarebbe anche abbastanza inutile, visto che l'unica cosa che possiamo fare con le casse è trovare delle munizioni, non altro. Però, why not? Ah, vuole combattere questo? Volevi? No, mi vince lui, vince lui, vince lui. Oh, voleva. Voleva proprio, guarda che faccia, non se l'aspettava. Con tutte le armi bianche contro. Vabbè, uno con tutte le armi verdi. Ho vinto io, GG. Addio, bot. Raga, voi non avete visto, però ho fatto un big taglio perché è successa una cosa mostruosa. Niente, in pratica sono venuti due team addosso a me. Non ho capito come, quando e perché. Anzi, forse il perché lo so. Pollo leggendario? Ah, giusto, mi sono dimenticato della challenge. Che sto facendo? Grazie, gioco, tranquillo, non ne ho bisogno. Peccato. Non dovevo attaccarlo, mi sa, raga, non dovevo. Eh no, non dovevo. Ma mi ha visto. Porco. Raga, devo fare una giocata assurda perché questi qua stanno tutti in safe, tranne me. L'altro l'ho visto. Niente, l'avevo visto. Niente,
Di nuovo, di nuovo. Cioè, questo qua tra tutti quelli che potevo attaccare ero proprio io. Non ci credo, ragazzi, non ci credo. Non ci credo, aveva 20, 43 di vita, ce la potevo fare. 7 kill poi questo. Oh, almeno siamo arrivati in top secondi, eh. Almeno siamo arrivati in top secondi. Mi va lo stesso bene, mi va lo stesso bene. Adesso io direi di levare questi deltaplani comuni, perché non dico che sono stata una tortura, però quasi, ecco. Anzi, leviamo pure queste qua non comuni e facciamo dai rari in su, così la challenge diventa ancora un pochino più piccante, ecco, più spicy. Cringe, però ok. Ok, ragazzi, io adesso direi di andare verso caverna. Ciclone Astro World vuol dire il deltaplano di Travis Scott, quindi possiamo usare tutte le armi, ragazzi. Ragazzi, ma che aimbot c'ha? Che aimbot c'ha questo qua? Alleluia, mamma mia. Allora, io direi che uno scansioniamo, due abbiamo un ottimo inventario, oserei dire, e terzo andiamo ad aprire il cavo. Dai, vieni a combattere. A parte che c'ho una mira bellissima. Ti vengo a prendere. Mi sa che lo devo andare a prendere, raga. Oh cazzo, oh cazzo, oh oddio. Ma come vi sta prendendo? Oh 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 oh, ma aimbot qualcosa? No, bravura, ok, ma fino ad un certo punto, Cioè mi ha preso in testa con il Barrett e non so come mi stava prendendo da dietro l'albero, ma non solo dietro l'albero, ma anche dietro un cespuglio, caspita. Medi nebbia, va bene lo stesso, anzi va benissimo. Un attimo, da urto. Olè, rega, mi sa che era lui quella che mi aveva cecchinato all'inizio, Ok, let's go. Mi sa che... No, raga, mi sa che si è ammazzato solo lui, mi sa. Sta mossa, quello là si è ammazzato solo lui. 120 a quello là laggiù. Io direi di andare da quelli là laggiù, va. Andiamo un pochino a divertirci. O forse no. No, anzi, no, non divertiamoci, raga. Cerchiamola di vincere pure quest'altra partita, va. In un mezzo panino, raga, siamo in un panino, siamo. Aspettate. Ok, easy. Questo è un albero normale, compa, non vorrei dirtelo.
No, ragazzi, mi ha fatto 40, mi ha fatto 40 con quel pompa schifoso. Col pompa verde mi ha fatto 40. Quando io faccio 15, io faccio 15 col pompa blu e lui fa 40. Lui fa 40 con quel pompa. Dai, raga, questa aveva la sua prima kill. La sua prima kill era questa. Una kill su di me. Raga, facciamo così. Last partita, facciamo solamente con armi leggendarie o epiche, però veramente questa qua è l'ultima. Ok, ultimo tentativo, scusatevi, ma credo che lo farò di nuovo a caverna di comando. È la prima volta che leggo tutte e nove, vediamo un po' cosa mi è uscito. Pugnali rotanti e armi leggendarie. Ok, è finita, raga, è finita. No, non possiamo. Uno, vincela. E due, è impossibile che troviamo armi leggendarie. Però staremo a vedere. Una domanda, ma se ammazzo il boss, posso usare la sua arma mitica? No, non posso. No, niente. Comunque possiamo usare la fiocina e materiali di questo genere. Armi di questo genere, però. Eccola. Dammi la tua arma leggendaria. Dammi un'arma leggendaria. No, grazie. Cioè, non solo mi pusha, ma se ne va pure. Ah, ok, l'ho preso. Stavo dicendo, ho spaccato il jetpack. Aiuto. No, raga, basta. Allora, facciamo così, guarda. Guardate. No, il pesce termico, no, questo. Grazie per la roba leggendaria, ma non è questa la roba leggendaria che vogliamo. Niente, niente, non c'è niente. Niente, leggendaria, non sto neanche a dire, vabbè dai, voglio, non lo so, voglio il pompa, il cecchino leggendario, non questo coso. No, regà, no, ma che si sta trasformando? Una cosa challenge, in canna da pesca challenge è diventata. No, compa, tu non mi hai visto. No, non mi hai visto, non mi hai visto, tu non mi hai visto. A parte che quello là sa mirare quanto io, non lo so, so costruire. Quindi è tutto un programma questa persona. Niente, non trovo niente, aiuto, per favore. Gesù Cristo dall'alto dei cieli, aiutami per piacere. No, non questo leggendario, un altro leggendario. Grazie. No, raga, no, il Barrett. Il Barrett. Ah, ma aspettate, io il Barrett lo posso prendere, lo posso pure potenziare, lo posso potenziare, ok. C'ho un'idea. Devo andarmi a prendere le vecchie armi, le posso andare a modificare. Voi non potete dire nulla di ciò, spero. E quindi niente, le potrò utilizzare. C'è un nemico qua sotto, raga, c'è un nemico qua sotto. Aiuto. No. Eccola la stazione. No, perché? Ok, ho fatto tutto. Ora posso giocare finalmente. Mamma mia, raga. Ma quanti? Ma che sta facendo questo? Vabbè, quella era testa comunque, non vorrei dirlo, ma l'ho detto. No, raga, ma si è preso la mia macchina quello. Ok, è scomparso. In volo? Bella. Porca put... Madonna mia, oh. Sto 198. Questo 198 non te l'aspettavi, compa. Non te l'aspettavi sto 198 in testa. Con un bellissimo Barrett leggendario. Via.
Dai. Ma questo qua non aveva la corona. Va bene. Oh, no, ragazzi, ma che cosa è successo? Che cosa è successo? Ma all'improvviso, ma questi qua che cazzo di import c'hanno? Vabbè, raga, allora, è stato bello. Vabbè, niente, ragazzi, spero che questa Deltaplano Challenge vi sia piaciuta. Noi ci vediamo con un prossimo video, che sarà quasi probabilmente lo speciale 100 iscritti. Mi raccomando, rimanete aggiornati, rimanete sintonizzati, ecco. E niente, noi ci vediamo con un prossimo video. Bella, ragazzi.